E ora stiamo entrando nella grande notte, con le armi in pugno, vittime e vittimari a un tempo. Alienati e posseduti, figli del caos, accoliti della morte. Giacché moriremo prima a milioni e poi a miliardi, e continueremo a morire fino a che la massa di perdizione non sia estinta e l'universo guarito da questa lebbra, la lebbra degli esseri umani che lo divorano in soprannumero. Solo a questo prezzo l'universo cambierà, solo a questo prezzo la salvezza di cui ci parlano da 2000 anni cesserà di essere un'ipotesi, e solo sulla tomba delle nazioni, annientate insieme con i loro monumenti, potremo rigenerare ciò che merita di sopravvivere. Il resto degli esseri umani, disillusi dalle nostre idee oscure e confuse. In verità niente si risolverà per meno. E qui le nostre tradizioni, le nostre opere ormai convergono, poiché sia le une sia le altre vanno a finire sempre nel medesimo precipizio. Le nostre tradizioni legittimando l'effetto delle nostre opere, le nostre opere confermando la dismisura propria delle nostre tradizioni. Abbiamo torto a lamentare che ci manchino le sintesi, e noi serviremo a dimostrare la loro evidenza.